ovviamente molto intellettuale, visto il ruolo, molto prepotente, molto delicato. Prepotente perché il cervello pesa un cinquantesimo del peso corporeo e si cucca il 20% della gittata cardiaca. Siamo a Vicenza, ospiti della Fondazione Zoé in questa straordinaria rassegna in cui si parla di salute, della salute del cervello. Qua accanto a me il professor Piero Barbanti del San Raffaele Pisana di Roma, presidente della Società Italiana contro le Cefalee. Il professor Barbanti ha scritto un libro che rappresenta, per così dire, una rivoluzione copernicana riguardo al rapporto tra alimentazione e cefalea e mal di testa, in modo particolare con l'emicrania. Professor Barbanti, vietato vietare? È vietato vietare perché fino adesso si credeva che per curare l'emicrania occorressero levare alcune cose, levare i formaggi, levare i salumi, privare e dare anche cattivi sapori, cioè un caffè amaro magari con dentro anche del limone. In realtà gli studi più moderni fanno vedere due cose. La prima è che la maggior parte dei cibi incriminati non sono incriminati. Il cioccolato non fa male, solo i salumi affumicati, non quelli normali, e i formaggi nella maggior parte dei casi sono indenni. E poi fa sapere un'altra cosa, che curare l'emicrania può voler dire non levare un cibo, ma introdurre degli altri ricchi di vitamina B2, di coenzima Q10, di magnesio, proviamo a dire dei nomi, ricchi di, per esempio, fegato, ricchi di tonno, sardine, nocciole, frutta secca. Professor Barbanti, ci aiuta a fare una giornata tipo per prevenire l'emicrania? Beh, la giornata tipo per prevenire l'emicrania dovrebbe cominciare con una colazione che abbia il 30% delle calorie della giornata, una colazione che in Italia facciamo un po' poco. Nel corso della giornata dovremmo ricordarci di bere almeno un litro d'acqua in più di un soggetto che non ha mal di testa, perché l'emicrania con l'iperidratazione migliora molto. Dovremmo mangiare uno spuntino a metà mattinata, a metà pomeriggio, il solito frutto, che è senza dubbio indicato, e poi direi soprattutto cosa non fare. Non saltare il pasto e non ritardarlo, portarsi dietro uno snack, una barretta poco saporita o qualsiasi altra cosa per evitare il digiuno. E poi un consiglio serale, non esagerare con gli alcolici, anche se una quantità di vino rosso, preferibile rispetto al bianco, è consentita. E non sommare tutti gli errori il venerdì sera. Il cervello è debole perché, volendolo paragonare ad un appartamento, è un attico sulla quinta strada di New York, ma non ha la cantina e non ha il garage, cioè... A differenza del muscolo, che mette da parte lo zucchero che noi mangiamo stasera, i carboidrati, la pasta, e domattina se io non mangio ce l'ho accumulato qui, il cervello no. Il cervello è come un poppante, vuole un'alimentazione ritmica e non gliene frega niente delle proteine, vanno tanto di moda. Il cervello purtroppo vuole grassi buoni, lo diremo, e zuccheri buoni.